Le finalizzazioni nel Jiu-Jitsu, noi le intendiamo soprattutto a livello di allineamenti, di segmenti corporei, di anatomia, non solo come tecnica fine a se stessa. A questo scopo faccio vedere una finalizzazione che è più rara da vedersi in tornei, in combattimenti qualificati, ma che dimostra come le finalizzazioni si possono applicare in qualunque posizione di attacco. La posizione laterale è una posizione di attacco. Ho l'avversario controllato nella mia laterale, posso avere le mani in vari modi, l'importante è che lui subisca il peso sulla cassa toracica. Ruoto, testa in allineata con la spina, non mi butto indietro, riesco con il ponte a isolare questo braccio. Potrei attaccare questo, lui sta molto chiuso, difende molto e c'ha questa... Io sento col tatto che questo braccio è molto impegnato a livello muscolare, ma è lontano dalla testa. Quando io ho nella mia dimensione di attacco braccio e la testa insieme, so che c'è un triangolo. Quindi eseguo questa tecnica qui. La mano a cucchiaio entra sotto e non cerco di sollevarla dal collo, ma dalla nuca, cioè dalla parte in cui è facile applicare forza. Questo braccio c'ho sempre il controllo. Ora step over. Chiudo, tengo sempre la testa, chiudo il piede nel cavo del ginocchio e ora c'ho un triangolo. Controllo questo braccio, perché lui me lo porto in giro. Stringo le gambe, triangolo, rivediamo. Controllo, ponte, chiudo, ad attaccare, testa, su.